Ciao, bentornato sul mio canale YouTube. Oggi dedichiamo l'allenamento interamente al rafforzamento dei nostri addominali, in particolare concentrandosi sul movimento di flessione del torace, il cosiddetto crunch. Quindi la costante del nostro allenamento sarà il crunch, la flessione del torace, nella maggior parte dei casi con il sostegno delle mani dietro la nuca. A questa flessione del torace aggiungeremo dei movimenti nelle gambe, quindi cercando un po' di coordinazione busto-gambe. Faremo delle torsioni per lavorare un pochino la muscolatura degli obliqui e andremo a lavorare con un paio di pesetti per le braccia, quindi coordineremo anche il lavoro di braccia e delle gambe. I pesetti possono essere tranquillamente anche solo due bottigliette d'acqua da mezzo litro, qualsiasi peso tra mezzo chilo e un chilo va benissimo. Ci prenderemo un attimo alla fine dell'allenamento per stretchare un pochino gli addominali. L'allenamento è abbastanza intenso sugli addominali, quindi ci daremo un attimo di allungo e poi andremo a scaricare un filo alla zona lombare che potrebbe essersi caricata, per quanto abbiamo fatto il possibile per non caricarla. Bene, pronti? Partiamo pancia in su, quindi ci sdraiamo. Cominciamo a portare le mani dietro la nuca. I gomiti sono leggermente staccati dal pavimento, le gambe sono unite. Ogni volta che porti su il torace in flessione, fai questo movimento con le tue gambe, quindi lascia che le ginocchia vadano leggermente verso l'esterno. Inspira qui ed espira. Uno e ritorna. Due e ritorna. Guarda l'aria, tre. Risucchia bene l'ombelico alla colonna. Quattro e ritorna. Cinque e ritorna. Sei. E ritorna avanti, 7 e ritorna fuori l'aria, 8 e ritorna, sali 9, sul prossimo ci fermiamo su e facciamo dei piccoli molleggi. Molleggia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Ora prepara le gambe a tavolino. Qui le gambe aprono, anche qui staccando anche i piedi, ginocchi e piedi si separano, attiva bene i glutei per andare in questa rotazione in apertura esterna. Inspira qui, respira. Uno, e ritorna. Due, e ritorna. Fuori l'aria. Tre, inspira, torna. Ancora sali. Quattro, e ritorna. Fuori l'aria. Cinque, e ritorna. Apri. Sei, e ritorna. Fuori l'aria. Sette, e ritorna, apri, 8 e ritorna, fuori l'aria, 9, sul prossimo ci fermiamo su di nuovo, 10 rimane, questa volta molleggia prima le gambe, 1, 2, 3, apri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ora ferma le gambe in apertura, molleggia il busto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riposa un secondo. Riporta le gambe bene in parallelo, vicine tra di loro. Ripetiamo interamente questa prima sequenza. Inspira qui e respira. Sali, apri. E ritorna. Due. E ritorna. Tre. E ritorna giù. Quattro. Tira bene dentro l'ombelico alla colonna. Cinque. E ritorna. Sei. E ritorna. Fuori l'aria. Sette. E ritorna. Otto. E ritorna, sali 9, sul prossimo ci fermiamo per i molleggi, 10 rimani e molleggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Prepara le gambe a tavolino, inspira qui e riparti. 1, e ritorna, 2, e ritorna, sali 3 e scendi. Guarda l'aria bene, apri e ritorna. Ancora 6. E ritorna, 7, e ritorna, fuori l'aria, 8, e ritorna, sali 9, sul prossimo ci fermiamo su di nuovo, 10, riparti dalle gambe, molleggia in apertura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gambe ferme, attiva il busto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ritorna. Nella prossima sequenza le gambe partono dal tavolino e vanno a fare una sforbiciata in cui una arriva più o meno parallela al pavimento e l'altra il più dritta possibile verso il soffitto. Ogni volta cambia la gamba che va verso l'alto. Quindi prepara le gambe a tavolino, inspira qui ed espira. Uno e ritorna. Scambia ogni volta. Due e ritorna. Fuori l'aria. Tre
e ritorna. Sali bene, 4, una bella sforbiciata con le gambe allungate, 5, e ritorna fuori l'aria, 6, e ritorna, ancora sali, 7, e ritorna fuori l'aria, 8, e ritorna, sali, 9. Sul prossimo ci fermiamo su, le gambe rimangono distese, ruota verso la gamba che viene al petto e scambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riposa. Bene, ripetiamo anche questa sequenza, quindi ripartiamo con le gambe a tavolino, i gomiti leggermente staccati, inspira, prepara ed espira, vai nella sforbiciata, 1 e scambia, 2 e ritorna, 3, inspira, scendi, 4 e ritorna, fuori l'aria, 5 e ritorna, ricordi di non appoggiare la gamba che scende, ancora fuori l'aria, 7 e ritorna, 8 e ritorna, gli ultimi 2, 9, sul prossimo ricordati di tenere le gambe stese, vai a ruotare verso la gamba a petto e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Ora vai a recuperare uno solo dei tuoi pesetti. La mano senza pesetto va dietro la nuca per sostenere la testa, il braccio si sposta verso la testa e la gamba corrispondente allunga. Quando sali con il busto, porta il braccio parallelo al pavimento, la gamba invece in verticale. Inspira, prepara e partiamo. 1. Inspira, ritorna senza mollare gli addominali. 2. E ritorna. Fuori l'aria. 3. E ritorna. 4. E ritorna. Ancora sali. 5. E ritorna. Fuori l'aria. 6. E ritorna. Fuori l'aria, 7, e ritorna, ancora sali, 8, e ritorna, fuori l'aria, 9, e ritorna, ancora 1, 10, ritorna, peso nella mano opposta, ora vai a ruotare il busto verso la gamba che sta salendo e pensa di portare il pesetto oltre quella gamba, inspira, prepara e partiamo, 1, e ritorna, fuori l'aria, 2, una bella torsione, coinvolgiamo il lavoro degli addominali obliqui e fuori l'aria, 4 e ritorna, sali, 5 e ritorna, ancora fuori l'aria, 6 e ritorna, avanti, 7 e ritorna, fuori l'aria, 8 e ritorna, ultimi 2, 9 e ritorna, ancora 1, 10, ritorna. Prima di passare all'altra gamba, andiamo a fare una sequenza di single leg in cui una gamba piega e l'altra stende, passando la palla attraverso le gambe. Quindi prepara il tavolino bene su, allunga una gamba, passa la palla sotto l'altra. 1, scambia 2, scambia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Tutto dall'altra parte. Quindi riprepara il braccio, la gamba in allungo, inspira qui e respira, fuori l'aria, 1, inspira, ritorna, 2, la gamba il più possibile estesa verso l'alto, 3, inspira, ritorna, 4, e scendi ancora fuori l'aria, 5, inspira, ritorna, 6, e ritorna, ancora sali, 7, e ritorna, avanti, fuori l'aria, 8, e ritorna, e gli ultimi 2, sali, 9, e ritorna, ancora 1, 10, ritorna, cambia mano, inspira qui, andiamo in rotazione, 1, e ricarica, fuori l'aria, 2, bene, il pesetto oltre la tua gamba che sta salendo, ancora, fuori l'aria, 5, e ritorna, fuori l'aria, 6, e ritorna, avanti, 7, e ritorna, fuori l'aria, 8, e ritorna, e gli ultimi 2, 9, e ritorna, ancora 1, 10, e ritorna. Ci prepariamo per il single leg, ora, questa volta fai passare la palla dall'esterno, 1, scambia 2,
scambia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci fermiamo. Recupera anche l'altro pesetto. Ora le braccia partono dritte verso il soffitto, le gambe idem. Se non riesci a tenere le gambe distese, piegale leggermente. Inspira qui ed espira. 1 e ritorna. 2. Le gambe sono ferme, il busto va verso le gambe. E le braccia idem. E ritorna. Fuori l'aria 5 e ritorna, sali 6 e ritorna, fuori l'aria 7 e ritorna, 8 e ritorna, 9 e ritorna, 10. Ora sul prossimo, mentre sali, apri, divarica le gambe, infila qui e respira, 1 e ritorna, fuori l'aria 2 e ritorna, sali 3 e ritorna, fuori l'aria 4, inspira, scendi, fuori l'aria 5 e ritorna, ancora sali 6 e ritorna, fuori l'aria 7 e ritorna, avanti 8, ultimi due così, fuori l'aria 9 e ritorna, ancora 1, 10, riposa un secondo, ci prepariamo per ripetere anche questa sequenza. Se le gambe non si stendono, tienile leggermente morbide. Allunga le braccia e le gambe, ispira e riparti, 1 e ritorna, 2. Se invece ti sembra che la testa, il collo e la cervicale diano fastidio, lascia andare un pesetto e metti una mano dietro la nuca a sostegno. Ancora 5 e ritorna, 4 e ritorna, 3 e facciamo gli ultimi 2, ancora 1 così e sul prossimo divarichiamo le gambe, fuori l'aria, 1. Le braccia vanno a cercare il bacino, 2 e ritorna, fuori l'aria 3, resisti con gli addominali contratti, l'obliquo alla colonna, 4 e ritorna, ancora fuori l'aria 5 e ritorna, 6 e ritorna, fuori l'aria 7 e scendi, ancora sali 8 e ritorna, ultimi 2, 9 e ritorna, ancora 1, 10, ritorna e riposa. Lascia pure i pesetti. L'ultima sequenza è l'unica in cui ci stacchiamo dal pavimento e andiamo in una posizione che è quella un pochino di teaser. Allunga in diagonale la tua gamba destra, porta le braccia verso la testa, inspira qui ed espira, vieni su. Aggrappati sulla gamba per salire, scarica bene le spalle, tieni il bacino leggermente in retroversione, il torace in estensione leggera e poi srotoli indietro e riporta le braccia verso la testa. Fuori l'aria, usa bene il respiro per salire, rimani e poi frena la discesa usando bene gli addominali. E ancora, fuori l'aria, sali, allunga, estendi leggermente il torace e ritorna giù, ne facciamo ancora uno qui. Fuori l'aria, sali, allunga bene, estendi il torace un secondo e snocciola indietro. Cambia gamba, inspira, prepara, fuori l'aria, sali, arrampicati, le mani verso la caviglia e ritorna giù, riporta le braccia verso la testa, fuori l'aria 2, sali e ritorna giù, la gamba rimane il più possibile ferma, ancora fuori l'aria 3 e ritorna giù e gli ultimi due qui, 4 e ritorna, facciamo l'ultima salita. Fuori l'aria 5, rimani, ora allunga entrambe le gambe, inspira piegale ed espira stendi, siamo in equilibrio sull'osso sacro, 2 e ritorna, 3 e ritorna, 4 e ritorna, ancora 5 e ritorna, 6, facciamo gli ultimi due così, ancora 7, sul prossimo ci fermiamo su 8, rimani, allunga un secondo le braccia verso il soffitto, apri bene il torace e ritorna. Datti un attimo di allungo in avanti con le gambe incrociate se riesci. Prenditi un attimo per andare a tagliarti sulla pancia, in appoggio sui gomiti e stretcha un pochino gli addominali qui. Occhio a non perdere l'attivazione dei glutei in modo da non inarcare la schiena. E poi spingiti in shell stretch, quindi allungati bene indietro.
e poi srotola verso l'alto per sciogliere le tensioni che evidentemente che eventualmente si sono accumulate sulla zona del bacino. Possiamo sdraiarci e rimanere qualche secondo tirando una gamba al petto, l'altra, e poi massaggiando un pochino la zona lombare sul pavimento. Quindi fermati qui per rilassare un pochino la zona lombare e la cervicale se senti che si sono caricate le tensioni. Bene, e ci siamo. Spero che l'allenamento ti sia piaciuto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e lascia un like al mio video. Ricordati, se non l'hai già fatto, di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime pubblicazioni. E ci vediamo alla prossima. Un bacio, a presto!